Facebook, Instagram o TikTok? Dimmi che social usi e ti dirò chi sei. Vabbè, non esageriamo, ma vediamo insieme quali sono le piattaforme più cool del momento. Il mondo dei social è specchio fedele di quello attuale. Tutto cambia alla velocità della luce, ma sintonizziamoci per capire quali sono gli ultimi trend. Partiamo dai numeri. Sapete quanti sono gli utenti social nel mondo? Tantissimi. Ad aprile 2021, per la precisione, erano 4,33 miliardi, il 55% della popolazione globale. Numeri in costante crescita. Pensate che gli utenti di internet sono aumentati di 332 milioni nell'ultimo anno. Ovviamente a incidere sono questi, ci passiamo gran parte delle nostre giornate. Pensate che il 92,8% degli utenti accede a internet proprio attraverso lo smartphone e in buona misura per andare sui social. Pensate che sulle piattaforme social spendiamo circa 2 ore e 25 minuti ogni giorno. Ma quali piacciono di più? Avrete sentito che Facebook ha raggiunto i 3 miliardi di iscritti ed è infatti la piattaforma più diffusa. Seguono YouTube, WhatsApp, WeChat, Instagram e TikTok, ognuno con pubblici differenti. Se TikTok è il regno dei giovanissimi, per Facebook si parla della rivincita dei baby boomer, i nati tra gli anni 40 e 50 che lo stanno colonizzando. Ma veniamo all'Italia. Chi usa i social e come? Il 58% degli italiani usa i social network e passa in media 2 ore al giorno su queste piattaforme. Le piattaforme facenti capo a Facebook e Google hanno una leadership incontrastata. Facebook ha 36 milioni di utenti attivi in Italia, YouTube 24 milioni, Instagram 22,3 milioni. LinkedIn, Twitter e Pinterest, pur essendo molto diffuse, hanno molti meno utenti attivi, mentre TikTok nell'ultimo anno ha raddoppiato il numero di utenti attivi. Concentrandoci sulla situazione italiana, vediamo un aumento di 1 milione di utenti internet tra il 2020 e il 2021 e restando ai social, l'uso è arrivato a una media di quasi 2 ore al giorno per ogni italiano. Ma come sta cambiando il mercato di queste piattaforme? La competizione fra i social si caratterizza per 3 grandi trend. Innanzitutto, concorrenza sulle funzionalità. I Reels di Instagram verso i video di TikTok, gli Audio Spaces di Twitter in risposta a Clubhouse. Secondo, differenziazione dei contenuti. TikTok si focalizza sulla generazione Z, LinkedIn sul mercato del lavoro, Clubhouse amplifica l'idea di podcast. Infine, processi di fusione e acquisizione. Facebook ha acquistato Instagram e WhatsApp e Twitter ha appena offerto 4 miliardi di dollari per l'acquisizione di Clubhouse. I social sono come organismi, crescono, si adattano e evolvono, ma ci evolvono, influenzano infatti il nostro modo di relazionarci e di selezionare informazioni e prodotti. Non dimentichiamoci mai che in tasca abbiamo dei piccoli grandi imperi economici. Sta a noi restare piccoli grandi utenti consapevoli.